E adesso cantiamo Zucca pelata fatti tortelli sulla musica di Paraponzi Ponzi Po. Comincio io. Zucca pelata fatti tortelli. Pantheon, le parole della fantasia, i 100 anni di Gianni Rodari. Vorrei dare lì un esempio di come intendo io un'analisi completa dal mio punto di vista di tecnico di fantastica, non di psicologo, no? Esempi di analisi completa delle storie inventate dai bambini da tecnico della fantastica qual era Rodari e si considerava uno che questi giochi li ha fatti migliaia di volte fino a farli diventare il suo lavoro, lo sentiremo dire, e ne abbiamo ascoltate di queste analisi nelle puntate precedenti di questa serie di trasmissioni che gli stiamo dedicando nel centenario della nascita a 40 anni dalla morte, e ne continueremo ad ascoltare, continueremo a seguire il filo della sua grammatica della fantasia dipanato giocosamente da Rodari in queste giornate del 72 a Reggio, davanti agli insegnanti, gli operatori culturali delle scuole d'infanzia, giocosamente perché li abbiamo sentiti, li sentiamo partecipare quasi come i loro bambini delle classi, delle scuole, chiamati negli stessi giorni a sperimentare quelle tecniche che gli proponeva Rodari. Li sentiamo ridere e reagire alle sue riflessioni sulle possibilità di far germinare storie dalle parole, mettendole in duello, apponendovi prefissi fantastici, sbagliandole, e come ci si possa collegare in modo creativo al patrimonio popolare, allo stesso modo di ogni oggetto culturale, filastrocca, poesia. Persino sentiremo Rodari giocare con l'incipit della Divina Commedia o con una conta sarda che ha Gigi Riva come protagonista e ci dice ancor meglio che siamo nel pieno della vitalità dei primissimi anni 70, quando il Cagliari vinse lo scudetto di calcio, ma anche nello sconfinato territorio del lessico familiare, nell'uso degli oggetti quotidiani, nel dialogo madre-figlio che Rodari traccia le sue mappe di invenzione narrativa e ne mostra come sua attitudine le possibili rotte da intraprendere, ma mai la meta raggiunta, mai i finali da mettere a disposizione a loro volta di nuovi giochi con i bambini, come lo sentiremo anche spiegare ricordando la richiesta in aumento allora alla fine degli anni 70 di fiabe su giornali, televisione e radio. A quest'ultima, la radio, Rodari aveva portato il suo contributo molto rilevante di innovazione con la trasmissione Tante storie per giocare, trasmissione del 69, di cui potete trovare le puntate sulla nostra applicazione Rai Play Radio e che qui riascolteremo in un frammento con il suo C'era una volta un nonno alle prese con i gatti di Piazza Argentina e il finale appunto affidato alle soluzioni estemporanee dei bambini, sempre inclini alla perpetua reversibilità del reale nel favoloso, proprio come predicava la dottrina della fantastica di Rodari. Gigi Riva, che sai giocare, quanti gol tu sai segnare? So sognarne 23, 1, 2, 3. È una contina inventata da contadinelli sardi. Certo, mica faranno delle poesie, fanno anche quelle, voi sapete benissimo. Però anche questo gioco entra nella tradizione popolare della filastrocca, della contina, della ninna nanna, che semmai è una tradizione da sfruttare proprio per questo, perché ci dà un aggancio creativo che in genere trascuriamo, perché consideriamo questo mondo come un mondo arcaico, come un mondo dimenticato, e invece no, perché basta appena togliere la polvere sopra e quel mondo lì è vivo ancora. Ci si può collegare in modo creativo, per esempio, ecco, debbono contarsi per giocare? Beh, inventate voi la contina. Loro dicono quelle che sanno, Amstram, Tulilem, Blem, Blum, quelle cose lì. Bene, possono anche inventarne delle altre. È un gioco da suggerire anche questo, ce n'è una infinità di questi giochi da suggerire. E se le inventano anche. Questa di Gigi Riva è certamente sarda. Nelme, zode, camindi, no? Strani, da. Allora, strani diventa la parola, mindi, minde inglese, mente, mi viene fuori. È un lavoro molto più complesso. Parte dalla divisione in sillabe diverse da quelle del significato logico. Ma noi lasciamolo questo e partiamo con assonanze. Possiamo partire dall'ultimo, invece che vita,
possiamo scrivere vira. È ancora una nave che vira, questa nave ce la porteremo dietro per un pezzo. Posso scrivere voto, vate, voto, va. Ecco, allora qui il camin può essere un camino, camin invece che cammin, ecco, non lo so, mezzo sarà mese, eh? Mazzo, mazzo. Questo sapete che è mazzo, non si vede ma bisogna saperlo. Il mazzo sul camin rimase vuoto, rimase vuoto, non vuol dire niente. Ma forse bisogna andare a votare nel camino. Io già la storia ce l'ho qua. Bisogna andare a votare nel camino. È un paese dove votare è molto difficile. Si vota soltanto, invece di inserire la scheda nell'urla, bisogna inserirla nei comignoli. La gente deve andare sui tetti e mettere il voto nel... C'è il cammino del Partito Comunista, il cammino della Democrazia Cristiana. Vedi che ridi. E viene fuori da Dante. Guardate che non è... È pratica, è tecnica. Non è che a me mi vengono in mente perché ho immaginazione. È perché io questo gioco l'ho fatto migliaia e migliaia di volte. Cioè, è la... per me è lavoro. Venire adesso al tema della terza conversazione. In questa conversazione prendiamo spunto dal discorso materno, cioè dall'invenzione che può intervenire nel dialogo tra la madre o il padre e il bambino piccolo, quindi anche a livello di nido, per esempio, e niente impedisce di usare questi stessi modi a livello di scuola elementare o di scuola media. Ma come punto di partenza di questa prima parte prenderei proprio il discorso materno. Del resto le mamme inventano tutte delle storie ai loro bambini, oppure, tralasciando anche queste storie che sono appunto lessico familiare, sono storie che se le scrivete non sono più storie, sono storie in quel momento lì, perché i riferimenti sono tutti interni a questo dialogo madre-figlio, non sono un oggetto dell'immaginazione che può essere esportato fuori dalla famiglia. Sono un momento vitale della vita familiare. Qualche volta queste storie sono anche dei semplici commenti a quello che sta succedendo. Quando il bambino non vuole finire la minestra e si comincia a dirgli un po' per la mamma, un po' per la zia, un po' per la nonna e così via. A proposito di questa tecnica, per esempio, io ho scritto una filastrocca che è questa: un po' per la mamma, un po' per il papà, un po' per la nonna che sta a Santiago, un po' per la zia che sta in Francia. Fu così che al bambino venne il mal di pancia. Ma qui entriamo in un'altra polemica: se è giusto forzare i bambini a mangiare quando non ne hanno voglia. A me non mi forza nessuno, perché devo forzare mio figlio? Non lo capirei davvero. Ma questa è un'altra polemica. Partiamo invece da quello che ci dice Vygotsky in Pensiero e linguaggio. Ci dice: lo sviluppo dei processi mentali ha inizio con un dialogo fatto di parole e di gesti tra il bambino e i genitori. Il pensiero autonomo comincia quando il bambino è per la prima volta capace di interiorizzare queste conversazioni e di istituirle dentro di sé. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quel dialogo madre-figlio, quel gioco madre-figlio, anche quello del mangiare la minestra e così via, è un elemento di formazione della mente, non è un far passare il tempo, non è un esprimere l'affetto, può anche essere questo, ma al bambino questo forse importa meno, è proprio un lavoro per costruire le strutture mentali del bambino. Perciò va preso sul serio. Ogni momento di questo dialogo e ogni cosa che può avvenire in questo dialogo è importante proprio per la formazione mentale, delle strutture mentali del bambino. Quando il bambino mangia, il primo oggetto mi sembra che sia il piatto, il piattino, il cucchiaio, la scodellina se sta mangiando e così via. C'è anche un modo di considerare freddamente, scientificamente questa possibilità. Abbiamo un piattino. Che storia può diventare un piattino? Un piattino si solleva facilmente, un piattino vola. Ecco, allora lo facciamo volare. Siamo lì, stiamo parlando col bambino e il piattino vola. Dove va? Il bambino dice: dalla nonna. Cosa va a fare? Va a prendere le caramelle, oppure va dal papà che sta a lavorare
e così via. Vola il piattino. Io mi alzo, lo faccio volare per la stanza e servendomi del piattino faccio riconoscere al bambino gli oggetti. Dove va il piattino adesso? Va sulla finestra, va sul televisore, sul frigorifero, non so. Gira questo piattino, vola, racconta al bambino le cose che lui sta vedendo. Questo le mamme lo fanno in modo spontaneo. Si tratta di vedere che questo è una cosa importante e che può essere fatta in modo volontario e pianificato. Il cucchiaino può essere il pilota di questo piatto. Dove vanno? Non lo so, adesso poi la storia può continuare, diventa soggettivo, diventa legato a quel bambino. Io cercherò continuamente di mettere riferimenti che il bambino conosce, ci metterò... Come si chiama questo pilota? Si chiama Alessandro, perché lui conosce un giovanotto che fa il meccanico, che si chiama Alessandro, e di cui questo bambino è appassionato, è un suo tifoso, perché lo vede con la moto, lo vede con il piattino. Il pilota si chiama Alessandro. Dove vanno? Vanno a comprare la motocicletta? Non lo so, qualsiasi sciocchezza è possibile, perché detta qui è una sciocchezza. In quel momento, pieno di quei riferimenti all'esperienza del bambino, diventa invece una cosa importante. Il cucchiaio, prendiamolo a sé il cucchiaio. Il cucchiaio, molte volte le mamme prima prendono loro un pochino dal cucchiaio, no? E poi danno al bambino. Fanno, credo, per sentire se è abbastanza freddo, cioè se non è troppo caldo. E ora basta che questo cucchiaio, invece di arrivare in bocca, arrivi qui. La prima volta il bambino non capisce, che arrivi qui. E il bambino ride. E incomincia una storia. È la storia di quello che non sapeva dove mettere il cucchiaio. Un gesto ha suggerito una storia, e sviluppando questo gesto io posso sviluppare una storia fino in fondo. Storia universale. In principio la Terra era tutta sbagliata. Renderla più abitabile fu una bella faticata. Per passare i fiumi non c'erano ponti, non c'erano sentieri per salire sui monti. Ti volevi sedere? Neanche l'ombra di un panchetto. Cascavi dal sonno? Non esisteva il letto. Per non pungersi i piedi, né scarpe né stivali. Se ci vedevi poco non trovavi gli occhiali. Per fare una partita non c'erano palloni. Mancava la pentola e il fuoco per cuocere i maccheroni. Anzi, a guardare bene, mancava anche la pasta. Non c'era nulla di niente. Zero via zero e basta. C'erano solo gli uomini, con due braccia per lavorare. E agli errori più grossi si poté rimediare. Da correggere, però, ne restano ancora tanti. Rimboccatevi le maniche, c'è lavoro per tutti quanti. Mi sembra che la richiesta di fiabe da parte dei bambini non è mai cessata. Semmai forse è aumentata, perché adesso molti più bambini hanno imparato a leggere. Una volta avevamo anche tanti analfabeti che non potevano leggere. Collabora al Corriere dei Piccoli e la richiesta di fiabe al Corriere dei Piccoli è continua. I bambini chiedono fiabe alla televisione, chiedono fiabe alla radio. Per il bambino piccolo la fiaba non è un'evasione, è proprio uno strumento per arrivare alla realtà. Per esempio, può essere considerata la fiaba una introduzione al linguaggio. Noi gli diciamo molte parole quando gli raccontiamo una fiaba e impara molte parole ascoltando una fiaba. Un'introduzione al mondo della storia. C'era una volta, noi gli diciamo. Da questo c'era una volta della fiaba, lui può passare poi al c'era una volta della storia. C'era una volta Policino. C'era una volta il tempo della nonna, e allora non c'erano le macchine, non c'era l'elettricità e così via. Una introduzione al mondo dei sentimenti umani. Nella fiaba c'è il buono, il cattivo, il prepotente, l'ingiusto, il furbo. E il bambino comincia a orientarsi in questo mondo dei sentimenti. Certo, la fiaba si adatta poi, diventa comico, avventurosa, ecco il fumetto, diventa cinema, diventa anche fiaba per adulti. Io penso poi, ed è quello che mi sforzo di fare con il mio lavoro, che sia possibile di usare il vocabolario della fiaba per parlare ai bambini delle cose d'oggi, del mondo contemporaneo. Ci sono tante strade per entrare nella realtà. Si può passare dal portone, si può passare dal finestrino. Forse i bambini si divertono di più a passare dal finestrino. Ecco, la fiaba è un finestrino per entrare nel mondo della realtà. Questo mi pare, per esempio, di averlo constatato anche
lavorando in una trasmissione della radio che si chiama Tante storie per giocare, dove io racconto una fiaba che si ferma a metà e i bambini discutono su come mandarla avanti. Sì, l'ascolto, perché mio fratello ne raccontano tante. Ne raccontano tante, poi ne avranno raccontate tante anche a te. Sì. Enrico, tu? Come? Io qualche volta, insomma, mi metto a sentire quelle che mio padre racconta a mia sorella. E che storie le racconta? Beh, adesso le inventa. Se le inventa lui? Vedi che è bravo. Sì. Anche la mamma si inventa le storie. No, veramente non gli piace, ha sempre da fare, anche se... Poi ce n'è sempre una, è sempre quella. È sempre quella. Invece il papà ne inventa nuove. Sì. Belle, tu te ne ricordi qualcuna che ha inventato? Sì, ma le fa lunghe, le fa puntate, almeno una settimana ognuna. Ma tu sai cosa devi fare? Devi prendere appunti e poi se le racconti a noi e possiamo fare il nostro gioco con le storie e anche con le storie di tuo padre. E discutendo rivelano il loro interesse non solo per il meccanismo della fiaba, ma per le cose d'oggi, per la realtà d'oggi. Ma soprattutto, secondo me, la fiaba è uno strumento di dialogo tra il bambino e il mondo adulto, la mamma, il papà che gli raccontano la fiaba, il nonno che gli racconta la fiaba. Certo, qui siamo di fronte a un fenomeno che andrebbe studiato bene. Il bambino adesso le fiabe le prende più dalla televisione, dal cinema, dalla radio, dal disco, che non dalla voce viva. Non c'è niente di male che lui prenda il nutrimento della sua fantasia dove lo trova, con i mezzi moderni adatti a lui, i mezzi che lui ricerca, però c'era qualcosa di insostituibile nel rapporto diretto, nel dialogo diretto tra madre e figlio, o tra nonno e figlio, soprattutto tra il nonno e il figlio. Il nonno era un'immagine di tranquillità, di serenità, di protezione, che i bambini d'oggi vanno un po' perdendo, anche perché per i vecchi non c'è più posto nelle nostre case, nella società d'oggi non c'è posto per i vecchi. Noi li mettiamo da parte, noi li dividiamo dai bambini, non c'è posto per loro come non ci sono prati per giocare per i bambini. Io qualche volta quando vado nelle scuole di queste cose parlo, naturalmente però con una fiaba, non in modo diretto. Io racconto ai bambini una fiaba che comincia così. C'era una volta un nonno, era il nonno di Daniela. In questa casa vivevano Daniela, il suo nonno, la sua mamma e il suo papà. E le cose stavano così, che nessuno aveva mai tempo di parlare con il nonno. Per esempio, lui voleva parlare con il papà di Daniela. Ah no, non lasciatemi stare che adesso devo guardare la partita alla televisione. Voleva parlare con la mamma di Daniela. No, non lasciatemi stare, adesso devo spazzare il pavimento, devo cucinare la bacchia. Voleva parlare con Daniela. Senti Daniela, nonno, adesso non ho tempo, devo guardare Carosello, devo guardare Giocagio. Mi ricordo, diceva questo povero vecchio signore, mi ricordo di quando ero capostazione a Busto Arsizio. Ma nonno, questa storia ce l'avete raccontata 200 volte. Insomma, questo signore diceva, ma qui nessuno mi sta a sentire, nessuno vuole parlare con me, in questa casa per me proprio non c'è posto. E io me ne vado via. E sapete che cosa faccio? Me ne vado con i gatti. Sì, proprio coi gatti. Col gatto. Uno come me, che è stato tanti anni capo stazione a Busto Arsizio. E va in piazza Argentina. Micio. Piazza Argentina a Roma, in mezzo ci sono delle vecchie rovine romane e lì ci sono tanti gatti. Questo vecchio signore va lì, si ferma vicino a un parapetto, c'è una sbarra di ferro e di là ci sono i gatti, si ferma a guardare i gatti e poi scavalca il parapetto va dentro in mezzo ai gatti e diventa un gatto. Un gatto grigio, con la coda, coi baffi. Non è più un nonno, è diventato un bel gattone. E fa conoscenza con gli altri gatti che stanno lì a Piazza Argentina. E così viene a sapere che ci sono dei gatti gatti, che sono figli di padre gatto e di madre gatta.
E ci sono anche dei gatti che prima erano delle persone come lui, dei vecchi soli, della gente che nessuno stava a sentire, e tutti erano gente che a un certo momento si stancavano di stare in casa dove nessuno li voleva e dicevano: io me ne vado via, me ne vado con i gatti. A questo punto la storia sarebbe finita, ma secondo voi il gatto deve restare un gatto oppure deve ridiventare nonno come prima? No! Allora, come deve fare per ridiventare nonno come prima? Deve fare un salto indietro e ridiventa nonno. Problema. I confini della Toscana hanno uno sviluppo di 1330 km, di cui 329 costieri, 249 insulari, 752 terrestri, che la dividono da Liguria, Emilia, Marche, Umbria e Lazio. La sua superficie è di 22.940 km quadrati, di cui 5.800 di montagna, 1.930 di pianura e 15.260 di collina. I fiumi della Toscana sono l'Arno, lungo 241 km, il Serchio, lungo 103 km, l'Ombrone, lungo 161 km, il Cecina, lungo 76 km. Si domanda, quanto è alta la Torre di Pisa? Scandicci. Buttava le castagne, buttava le castagne e mangiava i ricci. Un suo amico di lastra signa. Buttava via i pinoli, buttava via i pinoli e mangiava la pigna. Tanta gente no. Buttava il cioccolato e mangiava la carta. Un parente di figline. Buttava via le rose, buttava via le rose e adorava le spine. Le lenze. Un compare di Barberino. Mangiava il bicchiere, mangiava il bicchiere e buttava il vino. Un signore di Scandicci, filastrocca scritta da Rodari, cantata da Sergio Endrigo. Ritroviamo questa canzone nell'album Ci vuole un fiore del 74, come Zucca Pelata che abbiamo eletto sigla di questa trasmissione. Spesso questo brano, Un signore di Scandicci, veniva insegnato ai bambini delle elementari, soprattutto delle scuole toscane, durante l'ora di lezione musicale. È un pezzo che racchiude in sé anche una morale, come spesso succede nei racconti di Rodari, in questo caso quella di fare attenzione alle cose effimere che teniamo con noi, gettando invece via ciò che conta davvero nella vita. Rodari, attraverso queste canzoni, attraverso la radio, attraverso i suoi racconti e soprattutto attraverso la diffusione che conobbero le sue tecniche della grammatica della fantasia tra insegnanti e genitori, è diventato patrimonio comune di moltissimi. E tra i tanti che abbiamo ascoltato intervenire in questa trasmissione, come Caliceti, Piumini, Tognolini,
tutti, prima di diventare a loro volta scrittori per l'infanzia, hanno sperimentato su loro stessi questo tesoro inesauribile di strategie creative quando non lo hanno sperimentato su figli e allievi. Così Daniele Aristarco, scrittore nato a Napoli nel 77, lo dico perché appunto è il periodo in cui la diffusione delle tecniche della grammatica della fantasia di Rodari è stata maggiore e cominciata a diffondersi nel pubblico italiano. Daniele Aristarco, autore a sua volta di racconti, saggi divulgativi rivolti ai ragazzi, pubblicati anche all'estero, è stato insegnante e ora si dedica a libri per ragazzi, alla scrittura per cinema e radio, è anche drammaturgo, regista teatrale, si occupa di laboratori di scrittura creativa per l'infanzia presso scuole, biblioteche, associazioni culturali. Dei suoi libri nel catalogo Einaudi Ragazzi ricordiamo Shakespeare in Shorts, 10 storie di William Shakespeare e Io dico no, storie di eroica disobbedienza. La grammatica della fantasia è più che attuale, è un libro inesauribile. In latino exaurire vuol dire estrarre per intero una sostanza da una miniera o da una cava, una caverna magica. Ecco, i tesori contenuti in questa opera di Gianni Rodari non si esauriscono mai, anzi sembrano moltiplicarsi a ogni lettura nel tempo. La prima volta che mi sono imbattuto nella grammatica ero un bambino, non avevo letto il libro di Gianni Rodari, non lo conoscevo, in realtà non avevo letto forse ancora neppure un libro, ma diciamo così ho goduto subito dei benefici contenuti nella grammatica perché la mia maestra lo aveva letto con grande attenzione e aveva riproposto più volte in classe i molti giochi, le suggestioni che Rodari proponeva, e così da bambino ho potuto godere di questo primo tesoro. L'alta considerazione del lavoro e del valore estetico dell'invenzione narrativa dei bambini è stato un grande dono e anche un grande insegnamento che ho ottenuto sempre con me, che mi ha spinto a mia volta da adulto ad ascoltare con attenzione le invenzioni dei bambini e a riproporre il gioco. Da adulto e da docente la grammatica mi ha aiutato a vedere brillare il filo che lega le storie, l'invenzione delle storie e la democrazia. Le storie sono democratiche, la democrazia si impara inventando storie e ogni strumento è utile a riformulare i significati, a stimolare la curiosità dei ragazzi. Gli indovinelli, l'ebbrezza del rovesciamento delle storie, delle fiabe note, la poetica del nonsense, il limerick, il cadavere ex chi, il fascino dell'ibrido, insomma tutte quelle magie che innescano le parole, che sanno innescare le parole. E tutte le parole possono farlo, tutte le parole possono essere magiche. Questo è un altro grande insegnamento della grammatica della fantasia, cioè che il gioco delle storie è una condivisione, è ascolto ed è libertà circolare, democratica, orizzontale, che porta i bambini e gli adulti assieme a loro a impossessarsi del mondo attraverso le parole, l'immaginazione e a riformularlo. Da adulto poi, quando ho cominciato a provare a raccontare storie, potrei dire la mia pagina del cuore è quella nella quale Rodari riflette sulla natura materiale dei personaggi, in particolare su quella di Pinocchio. Lui dice che un personaggio di legno va incontro a determinati rischi e a alcune caratteristiche specifiche, ad esempio deve guardarsi dal fuoco che può bruciargli i piedi, in acqua galleggia, il suo pugno è secco come una bastonata, se lo impiccano non muore, e così via. E conclude dicendo: se Pinocchio fosse di ferro gli succederebbero avventure di tutt'altro genere. Ecco, questa sola frase per me pesa più di milioni di letture e di riflessioni intorno all'arte della narrazione. Da questa frase sono partito e parto sempre chiedendomi di quale materia sono fatte le storie, di quale materia sono fatti i nostri sogni, di quali e quante materie siamo fatti noi stessi. E forse l'arte del raccontare storie ci aiuta a rivelarlo a noi stessi. La grammatica della fantasia quindi è un libro inesauribile, è necessario, come la fiamma alla miccia all'esplosione, come il fiato alla tromba, il colpo e il fulmine all'amore, come Rodari al gioco della fantasia. E con questo omaggio dello scrittore Daniele Aristarco alla grammatica della fantasia di Gianni Rodari si conclude questa nostra ottava puntata. Lorenzo Pavolini vi dà appuntamento a sabato prossimo e vi augura, in compagnia delle curatrici Federica Barozzi e Benedetta Annibali, una buona serata con l'ascolto dei programmi di Radio 3. E per finire, Fra Martino Campanaro.